Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qua sul canale di Battle for Games. Io sono Carlo e oggi siamo ragazzi finalmente su Battlefield Hardline, il gioco completo. Allora, voglio fare una serie di video dove parlo delle varie modalità. Oggi voglio iniziare con la modalità Soldi Sporchi, che secondo me è veramente una modalità molto interessante in quanto si gioca su mappe molto piccole rispetto alle solite mappe di Battlefield che conosciamo, che solitamente sono enormi, cioè sono mappe che per andare dal punto A al punto B, cioè ci si mette praticamente 2 giorni, no? A piedi, a meno che voi non utilizzate veicoli o come elicotteri o aerei, ci si mette comunque un casino di tempo. Questa modalità è giocata su tutte le mappe di Battlefield, direi, e tutte queste mappe vengono rimpicciolite molto, ma di brutto, proprio se sono mappe piccolissime che per andare da una parte all'altra ci si metterà, boh, un minuto neanche, cioè è una cosa veramente velocissima. E sono mappe veramente molto in stile COD, forse sono un po' più grandi di quelle di COD, però, cioè, come genere, come stile di gioco, è un gioco molto frenetico questa modalità e mi ricorda abbastanza COD. Ovviamente, secondo me, è molto più divertente da giocare questa modalità. Allora, iniziamo a parlare. In cosa consiste questa modalità, ovvero la modalità soldi sporchi? Questa modalità principalmente consiste, a seconda della tua fazione, cioè se sei ladro o se sei poliziotto, se sei ladro devi andare a rubare dei soldi da un punto che ti prescrive Battlefield e portarlo, diciamo, al tuo, chiamiamolo, deposito. Chiamiamolo deposito. Praticamente quindi devi prelevare dei soldi, andare a rubare i soldi ai tuoi nemici e portarteli a casa, diciamola così. Cosa devono fare i poliziotti? Devono cercare di fermare tutto questo, no? I poliziotti sono lì per qualcosa, devono cercare di fare in modo che i ladri non vadano a rubare i loro big money. Quindi ovviamente i poliziotti possono anche andare nel deposito dei ladri, andarsi a riprendere i soldi che i ladri hanno rubato e riportarseli al loro deposito. Quindi è veramente una modalità dove si va sempre avanti e indietro tra un deposito e l'altro, ed è veramente molto divertente perché è diversa dal solito, da quello che siamo abituati a giocare, come può essere un team deathmatch o una conquista. Questa modalità, secondo me, potrebbe essere una buona innovazione che hanno portato in Battlefield Hardline, è veramente molto molto interessante. La mappa che vedete che sto giocando in questo momento è Eastside, una mappa che non c'era nella beta, quindi è una mappa nuova che credo che quando la giocate, tipo in Conquista Grande, credo sia una mappa immensa. Adesso non lo sono sicuro perché non l'ho mai giocata in Conquista Grande. Sinceramente mi sto dando molto a questa modalità perché mi piace veramente un sacco e quindi magari nei prossimi video andremo a esplorare le varie mappe in modo magari un po' più nello specifico, diciamo così. Quindi ragazzi, adesso voglio parlarvi un attimo di Battlefield Hardline. Io non era la prima partita che facevo questa, come vedete infatti sono già arrivato più o meno a livello 9-10, adesso non mi ricordo bene. Prime impressioni, secondo me è un gioco veramente ben fatto rispetto a Battlefield 4, secondo me è un po' più bilanciato, diciamo così, sicuramente è molto più bilanciato. Ed è più divertente da giocare, soprattutto almeno io sto giocando molto questa modalità, le altre non lo so, non ho provato molto bene, mi ero fatto giusto un cortocircuito e un team deathmatch per provare, per iniziare. Poi ho scoperto questa modalità e ho detto: no, raga, adesso è finita. Cioè, nerdo come a questa qui, come se non ci fosse un domani. Cioè, sto qua a 25.000 ore di gioco. Cioè, è devasto il mondo. Quindi, no, ragazzi, adesso quando proverò in modo approfonditamente le altre modalità, vi farò sapere. Però, intanto, questa modalità mi sembra veramente una cosa molto, molto bilanciata. Il gioco è veramente molto divertente da giocare. Rispetto a quello che era Battlefield 4, che sinceramente a me mi stava iniziando un po' a rompere le palle, anche se ultimamente stavo iniziando un po' a iniziare a giocarci. Però sì, Battlefield 4 un po', diciamo, era un po' monotono dopo un po'. Quindi ragazzi, questo video voleva essere un po' una presentazione molto veloce di questo gioco, di questa modalità. Come nella beta, per avere nuove armi dovete acquistarle. Dovete sbloccare facendo i vari accessori, facendo delle uccisioni, dopo di nuovo dovete acquistare gli accessori e dopo potete usarli tranquillamente. Però non si sbloccano, ma dovete acquistarli con i soldi che guadagnate facendo punti nel gioco, e stessa cosa che c'era ovviamente nella beta. L'ultima cosa che vi dico riguardo a questa modalità è che in una partita normale, comunque in alcune partite, a volte spesso vi accade che non beccate quasi mai i nemici, perché proprio nel momento che voi andate a prendere i soldi e ve li portate nella vostra base, magari durante il vostro cammino non incontrate neanche dei nemici, quindi sono partite non proprio frenetiche
dove ci sono sempre fuoco che gira a volontà, fuoco incrociato, che vi uccidete dei nemici di continuo. Ovviamente sì, li beccate i nemici perché comunque è un FPS, uno spara tutto. Cioè, bisognerà che incontrate dei nemici prima o poi e gli sparate e inficcate 2000 pallottole in faccia. Però sì, rispetto alle altre modalità, quale può essere un team deathmatch, ne incontrate veramente molti meno, ovviamente a meno che non li andate a cercare. Che dopo, vabbè, li potete trovare tranquillamente. Però, se voi seguite quello che dovete fare, ovvero la modalità, ovvero andare a pigliare i soldi, portarli e rubarveli, oppure se siete poliziotti, cercare di evitare. Ecco, se siete poliziotti, magari ne beccate di più, perché se siete ladri e dovete solo rubare i soldi, ne beccate pochi. Mentre se siete poliziotti che dovete andare a cercare appunto i ladri che rubano i soldi, ne beccate sicuramente di più. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi cosa ne pensate di questa modalità. Secondo me è veramente molto interessante, divertente da giocare, magari anche con gli amici per fare partite un po' più pro. E niente ragazzi, lasciatemi un commentino qui sotto, magari dicendomi qual è la prossima modalità che volete vedere qua sul canale. Lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto. E poi basta ragazzi, iscrivetevi al canale per supportarci al 100% e basta ragazzi. Questo è un commentary, non so se l'avete notato, non sono in live. Non lo so, avevo voglia di fare un commentary? Boh, ditemi com'è venuto perché forse è uno dei pochi commentary che abbiamo fatto sul canale. Niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, sempre like, commento e iscrivetevi. Ciao belli!